Perché la rete è diventata la nuova famiglia dei nostri figli. Ce lo spiega questo libro intitolato La terza famiglia, edito dalla San Paolo, a firma di Loredana Cirillo, Elena Budai e Tania Scodeggio. Siamo collegati via Skype con Loredana Cirillo, psicologa, psicoterapeuta e socia dell'Istituto Minotauro. Ciao Loredana e benvenuta. Ciao, grazie, grazie mille. Allora, il libro è il frutto, è il risultato di anni di lavoro, un lavoro comune e condiviso con i colleghi dell'Istituto Minotauro presso cui lei lavora. Può spiegarci di che cosa si occupa questo istituto? Il Minotauro, sì, è un istituto che opera a Milano da oltre 20 anni e noi ci occupiamo di adolescenti. Da tutti i punti di vista, nel senso che siamo un gruppo di psicologi, psicoterapeuti, educatori, insomma, che lavoriamo sia privatamente nei nostri studi come psicologi dell'adolescenza e soprattutto ci occupiamo di interventi laddove gli adolescenti vivono e crescono, quindi la scuola, le istituzioni anche carcerarie, insomma andiamo a lavorare là dove gli adolescenti vivono e crescono. Fondamentalmente ci occupiamo di questo da diverso tempo, facciamo lavori di prevenzione, di formazione anche agli adulti, agli insegnanti e quindi poi di presa in carico proprio psicologica dei ragazzi e dei genitori. Il titolo del libro è La terza famiglia. Perché avete scelto questo titolo? Credo che sia anche riassunto nelle parole di Gustavo Pietropoli Charmet, che la rete è diventata la nuova famiglia dei nostri figli. Allora, la terza famiglia è la famiglia tecnologica. Se pensiamo che la prima famiglia è quella naturale dei genitori, la seconda è quella sociale delle relazioni e degli amici con cui gli adolescenti si trovano a dover, come dire, far fronte, ad incontrare. La terza famiglia è proprio quella delle relazioni tecnologiche, della rete, che a tutti gli effetti diventa un terzo polo di affetti, di scambi, di contatto quotidiano, no? I ragazzi appunto attraverso la rete stabiliscono relazioni, mantengono relazioni e a tutti gli effetti diventa, come dire, un terzo polo di vita, no? Una terza dimensione entro la quale crescere e vivere la propria quotidianità. Che rapporto c'è tra la crescita dell'adolescente, del ragazzo e il suo sviluppo, appunto, e lo sviluppo della tecnologia stessa? Diciamo che corrono proprio in parallele, perché appunto i ragazzi di oggi vengono chiamati dalla sociologia nativi digitali. Nel senso che, contrariamente a noi adulti, che siamo come degli immigranti digitali, nel senso che abbiamo dovuto gioco forza utilizzare gli strumenti della comunicazione tecnologica per motivi prevalentemente professionali, gli adolescenti sono stati bambini ai quali il telefonino e la rete internet era già in dotazione fin dalla nascita, no? Se vogliamo. Questa è un'esperienza che a noi adulti manca. Quindi loro nascono e crescono in un bagno di relazioni tecnologiche virtuali che li accompagna appunto fin dalla nascita, fin dalla più tenera età. Sempre più precocemente entrano in possesso dei telefonini cellulari, per esempio, e quindi sono abituati fin da molto piccoli ad utilizzare la tecnologia. Addirittura appunto si parla spesso di socializzazione rovesciata. Sono appunto più a volte i figli, i bambini, gli adolescenti ad insegnare ai genitori come utilizzare la tecnologia e non viceversa, no? Se pensiamo agli altri apprendimenti, sono i genitori, gli adulti che impartiscono l'apprendimento e l'insegnamento ai piccoli e qui con la tecnologia sono più spesso i nostri figli ad insegnare a noi adulti come maneggiare, come districarci nella rete tecnologica. Qual è il ruolo del virtuale nella vita dei ragazzi oggi? Direi che è dominante, nel senso che, come dicevamo, è una terza famiglia, è una dimensione in più. Spesso gli adulti vivono il mondo della virtualità come un mondo nemico, carico di pericoli, di potenziali rischi. In realtà per i ragazzi questa dimensione è molto poco presente, proprio perché hanno una dimestichezza, un'abitudine all'utilizzo del virtuale, della tecnologia
che per noi adulti è più difficile, no? Ancora oggi da concepire. E direi che quindi è prevalente perché attraverso la rete i ragazzi stabiliscono relazioni, attraverso la rete studiano, apprendono informazioni, possono mantenere anche un contatto con la famiglia, quindi non è soltanto uno strumento, come dire, di collegamento con gli amici e la rete sociale. Direi che comprende un po' tutte le loro attività del quotidiano e questo, come dire, destando anche parecchi allarmi, no? Come sappiamo, a livello sociale, proprio perché è uno strumento che spesso sfugge dal controllo degli adulti, e anche se in realtà, se ci pensiamo, spesso i genitori possono controllare maggiormente, qui è un po' il paradosso che spesso si dimentica, hanno più possibilità di accedere ad un controllo attraverso la tecnologia piuttosto che, come accadeva in passato, quando i figli stabilivano relazioni e contatti solamente all'esterno della casa e della famiglia, no? Senza la rete tecnologica. Pensiamo anche che sono i genitori a mettere nelle mani Ecco. dei propri figli, ecco, appunto, gli strumenti tipo il telefonino e quant'altro. Quindi in principale l'utilizzo dei telefoni cellulari, per esempio, è per mantenere proprio un contatto, un controllo rispetto alla relazione genitori-figli, no? Un'ottica protettiva anche, per cui all'uscita da scuola, bambini anche fin dalle elementari hanno già il telefonino in mano perché la mamma, che magari è al lavoro, li controllerà che, rispetto al rientro a casa, comunque alle loro durante lo svolgimento delle loro attività pomeridiane, quando la mamma è assente, lontana e non può stabilire una relazione col proprio figlio in carne ed ossa. Quali sono le maggiori preoccupazioni dei genitori a proposito del virtuale, della vita virtuale, della terza famiglia dei loro figli? La preoccupazione è che appunto, come dire, quello che anche più spesso i genitori che incontriamo nei nostri studi ci raccontano è che i ragazzi possono fare brutti incontri, no? Che all'interno della rete si nascondano cattive intenzioni o che i figli prendano il mondo virtuale come mondo reale, cioè che si confondano, no? Rispetto alle due dimensioni. Io credo che sono due aspetti di rischio che più spesso vivono nella mente dei genitori rispetto a quanto siano nella realtà psicologica anche dei ragazzi, nel senso che i ragazzi sanno benissimo come muoversi nella maggior parte dei casi, rispetto ai contatti, sono per lo più contatti che hanno già nella vita reale, quelli che mantengono in rete. E poi, come dire, la confusività tra realtà reale e realtà virtuale fa riferimento proprio a delle tipologie, insomma, ad una strettissima percentuale della popolazione adolescente. Parliamo proprio di ragazzi che hanno già una difficoltà evolutiva, un disagio pregresso rispetto alla rete, cioè non è la rete la causa del loro malessere e della loro confusione sui diversi piani di realtà. Ecco, queste credo che siano le due principali questioni con le quali ci troviamo a ragionare con i genitori allarmati che incontriamo talvolta appunto nei nostri studi. Sono rimasta colpita da quello che lei scrive a pagina 125, quando appunto parla della nuova famiglia che si incontra in rete e scrive parole che condivido appieno. Chi ha provato a scorrere i profili Facebook di una persona qualsiasi, sia essa adolescente o adulta, non può non aver notato l'imperante diffusione di immagini che sembrano scattate su set fotografici, spesso allestiti su splendide e assolate spiagge caraibiche, oppure dietro lo sfondo di straordinari paesaggi di montagna, in cui il soggetto in questione è immortalato mentre compie mirabolanti imprese sportive o fa mostra di sé in tutto il suo splendore. Questo è uno degli aspetti inquietanti del mondo dell'immagine e dell'impero narcisistico in cui viviamo e siamo immersi. Infatti, ecco perché mostrarsi sempre felici e contenti in queste immagini. E lei qui parla della nuova famiglia che si incontra in rete, consapevolmente. Già, esatto, no? Appunto, riferimento all'allarme sociale, all'allarme che le famiglie anche riecheggiano, io direi che appunto c'è un aspetto di, come dire,
così, di difficoltà di capire, di riuscire a comprendere l'ambivalenza e il paradosso che poi alla fine viviamo tutti noi. Viviamo in una società narcisistica, cioè una società in cui l'immagine di sé, il far mostra dei propri aspetti emotivi, ma anche di carattere, di immagine, in senso positivo, dov'è la bellezza e, come dire, un tentativo di negare tutto quello che è un aspetto di tristezza, di malessere, è un diktat, come dire, no? Che è proprio la nostra società come è costruito. Guardando qualunque città europea e non solo, in giro per i manifesti, vediamo, no, i giornali patinati che immagini offrono e sappiamo che quelli diventano un po' dei veicoli, non solo che, rispetto agli acquisti, nel senso dell'abbigliamento, ma anche dei veicoli di costume e di una nuova etica, l'etica appunto del narcisismo, dove appunto l'apparire conta più quasi dell'essere. Allora, se pensiamo a questa dimensione, e la ritroviamo declinata in ogni sua caratteristica, all'interno anche proprio del modo in cui le persone intessono relazioni, fanno parlare di sé anche attraverso gli strumenti tecnologici. Colpisce appunto se noi guardiamo i profili Facebook, i profili che sono come delle vetrine di sé, no? Perché, come dire, scatta un'istantanea della tua identità, della tua personalità e mostrala agli altri. Allora vediamo che tutti, persino gli adulti, tendono a far mostra di sé, a mostrarsi belli, abbronzati, felici e sorridenti. E poi ci scandalizziamo se i figli, se gli adolescenti, peraltro in qualche modo più scusabili da questo punto di vista, no? Nel tentativo di apparire belli, eccetera, perché sono proprio in una ottica dialettica rispetto all'immagine di sé, come dire, ci scandalizziamo e ci lamentiamo come adulti se appaiono troppo vanitosi, troppo vanesi, forse superficiali, forse troppo attenti all'apparenza più che ad altro. Allora, su questo tipo di paradosso credo che sia importante ragionare perché spesso gli adulti si dimenticano del tipo di contesto culturale, sociale che in fondo hanno creato loro, no? In cui i ragazzi si trovano a dover crescere, a dover vivere. Certo, non l'hanno impostata ai ragazzi una società fatta così, insomma, la vivono e la interpretano per quello che assaporano nell'aria, no? Fin da quando sono molto piccoli. Esatto. E oggi il rapporto in questa epoca virtuale, digitale, com'è il rapporto scuola-famiglia? Il rapporto scuola-famiglia credo che non sia mai stato così delicato e gravemente compromesso come negli ultimi anni. Credo che da ambo le parti vengano sollevate particolari come dire, questioni di conflitto, perché non soltanto legate chiaramente alla questione della tecnologia, che pure entra nell'agone tra la scuola e la famiglia, ovvero la scuola lamenta, no, l'utilizzo anche a scuola degli strumenti tecnologici, non soltanto durante le ore di lezione, ma anche proprio nello svolgimento dell'attività didattica. I ragazzi appunto scaricano temi, riassunti, versioni dalla rete e questo crea non poche difficoltà, no? Poi nella valutazione dell'apprendimento. Ma credo che appunto lo scontro scuola-famiglia riguardi più in generale il tipo di situazione che stiamo vivendo relativamente proprio alla questione dell'autorità, no? Come se i genitori da una parte ritenessero che la scuola non comprenda i propri figli e se pensiamo, cioè, che non li valorizzi abbastanza, che non ne capisca le ragioni evolutive, non soltanto quindi legate al ruolo di studente, ma anche legate al ruolo adolescente. E se pensiamo questo un tempo non era possibile perché quello che diceva la maestra, l'insegnante, la scuola era legge, non era contestabile. Se prendevi 4 te lo meritavi, di certo non era stata colpa dell'insegnante cattiva o poco capace di identificarsi con lo studente, no? Mentre appunto la scuola ritiene che i genitori siano troppo alleati dei propri figli, talvolta proprio per supplire a delle carenze affettive, educative. Ecco,
Credo che proprio sulla possibilità di riconoscere un valore simbolico all'istituzione familiare da un lato e scolastica dall'altro risieda la matrice centrale del conflitto e quindi di un rapporto che mai come in questi anni è molto molto difficile, insomma. Dottoressa, la dipendenza da internet può diventare una malattia? Secondo alcuni autori sì, nel senso che certo lo è una malattia, ma quello che spesso si tende a ritenere è come se fosse quasi colpa della rete, no? Della tecnologia che a quel punto viene maleficata, osteggiata. In realtà la rete diventa un nuovo strumento possibile per esprimere un malessere che ha a che fare con altre questioni, no? I ragazzi che passano tutta la loro giornata al computer, chiusi dentro le quattro mura di casa, che non riescono più a uscire, ad andare a scuola, a vedere gli amici veri della vita reale. Chiaramente non è che stanno così perché c'è il computer. Lo farebbero in altro modo, in altre epoche esprimerebbero un disagio in modi differenti. Anzi, spesso la rete, abbiamo visto che in questi ragazzi diventa quasi uno strumento che li tiene connessi alla realtà, perché comunque riescono a mantenere un accesso a delle informazioni, talvolta anche un accesso alla relazione, grazie allo schermo del computer riescono maggiormente a mantenere una comunicazione con amici reali o virtuali, più di quanto non riescono a fare nella vita vera, dove la richiesta è quella di presentarsi, appunto, anche magari belli, possibilmente belli, coraggiosi e spavaldi, cosa che per molti ragazzi fragili narcisisticamente non è affatto semplice. Per cui internet può diventare una malattia nella misura in cui diventa una difesa troppo rigida, che non consente ai ragazzi di uscire, però appunto ripeto, non è la rete, la rete diventa l'espressione sintomatica, non è il cuore del problema, non è la causa del problema. Ecco, questo credo che insieme a me siano d'accordo parecchi colleghi. E comunque ci sono dei modi per difendersi. Io credo che appunto più che difendersi dalla rete, credo che sia importante difendersi da quelle che sono, come dire, delle angosce che portano poi a essere schiavi del proprio computer e del mondo virtuale. Cioè difendersi, più che difendersi, appunto, ritengo che sia importante cercare di aprirsi, di cercare come adulti soprattutto, no? Perché quando parliamo di adolescenti poi è chiaro che il ruolo centrale ce l'hanno i genitori, ce l'ha la scuola, ce l'hanno gli adulti che entrano ogni giorno in contatto con i ragazzi, cioè quello di mantenere sempre il più possibile le antenne spianate sulla comunicazione, sulla relazione, su quello che può essere lo stato emotivo che un adolescente sta attraversando, senza mai banalizzare segnali di disagio, di ritiro che i ragazzi possono manifestare in certi periodi della vita senza per questo invadere il loro territorio, ma cercando il più possibile di favorire un contatto con loro, cercando insomma di far sentire la propria presenza. Ecco, credo che non sia affatto semplice proprio per i genitori e per gli adulti, no? Riuscire a svolgere questa funzione. Questo è un libro che consiglio ai genitori, ma anche agli educatori, agli insegnanti, a tutti coloro i quali sono interessati a quello che è il legame tra adolescente e mondo virtuale. La terza famiglia, edito dalla San Paolo, a firma di Elena Budai, Tania Scodeggio, è in collegamento Skype con noi Loredana Cirillo, psicologa e psicoterapeuta. Grazie per essere stata con noi, per la sua chiarezza, grazie per averci dato spunti di riflessione molto interessanti e alla prossima pubblicazione, perché no? Grazie, grazie mille a voi. A presto.